possiamo definire come una scelta, perché per me la cultura è molto importante. Cioè, nonostante tutti i viaggi che ho fatto, anzi, ho imparato ancora di più a arricchire la mia cultura e imparare nuove culture. Identità è una parola grandissima, diciamo, no? Grandissima, come ogni persona, no? Ha la sua identità, la sua cultura, indipendentemente da dove sei, semplicemente per essere una persona, no? Hai della tua caratteristica solamente, propriamente tua, no? Le parole sono importantissime, soprattutto in questo momento sociale. Per noi come associazione, e spero che poi si diffonda anche in giro la parola giusta per definire le persone con background migratorio, ma anche non, è proprio nuove generazioni italiane, perché dobbiamo costruire una nuova società. Ascoltatrici e ascoltatori, state ascoltando Identità in Viaggio, testimonianze sulla costruzione dell'identità europea dentro e fuori dai confini dell'Europa. Un progetto di Cantieri Meticci in collaborazione con Aprimondo, Mosaico di Solidarietà, Next Generation Italy e Wushu, sostenuto dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. A cura di Boubacar Dia e Viviana Salvati. Ascoltatrici ed ascoltatori, io sono Boubacar. E io sono Viviana. State ascoltando Identità in Viaggio e state facendo non bene, ma benissimo. Chi abbiamo ospitato e di cosa abbiamo parlato? Beh, abbiamo ospitato Evelyn. Lei è del Brasile. È arrivata in Italia alla ricerca di una parte delle sue radici. Sì, proprio così. Noi l'abbiamo conosciuta grazie all'associazione Aprimondo. Voi che ci state ascoltando, forse avete conosciuto nel vostro piccolo persone che hanno fatto la stessa esperienza di Evelyn. Noi, grazie al racconto lucido della nostra ospite, abbiamo imparato tante cose su questo argomento. Ad esempio, prima di partire dal Brasile, cosa sapeva dell'Italia? Da che città italiana provenivano i suoi antenati? Com'è stato il percorso di Evelyn per l'ottenimento della cittadinanza italiana? Il 21 febbraio di ogni anno, cosa si celebra in Brasile? La storia di Evelyn ci ricorda che anche in questo paese c'è stata l'emigrazione degli italiani all'estero, alla ricerca della felicità. Non vi riveliamo tutta la storia, vi chiediamo solo di mettervi in una posizione comoda e cominciare ad ascoltare. Buongiorno, mi chiamo Evelyn, sono di Brasile e ho la doppia cittadinanza. Abito in Bologna da un anno e mezzo, ma sono in Italia da gennaio 2018, quindi più di 3 anni che sono qua. In Brasile mi sono laureata in lingue e da quando sono in Italia adesso sto cercando di tornare in questo, diciamo, mondo universitario. Quindi in Brasile insegnavi? Sì, in Brasile facevo la insegnante d'inglese ai bimbi da 2 a 12 anni. Quindi ho fatto la laurea in lingua inglese e dopo ho lavorato più o meno 7 anni in scuole private. E quindi il tuo rapporto con la lingua italiana quando eri in Brasile com'era? Bene, il primo anno di università ho fatto un semestre di lingua italiana, quella è stata la mia prima esperienza. Prima di quello già avevo ascoltato qualche canzone, perché per esempio Laura Pausini è molto famosa in Brasile, quindi già conoscevo qualche canzone e abbiamo addirittura delle telenovela che racconta l'arrivo degli immigrati italiani in Brasile come terra nostra, quindi anche in TV già avevo sentito qualche parola, perché era sempre in portoghese ma dicevano qualche parola in italiano. È nato qua la mia esperienza. Quindi l'emigrazione degli italiani in Brasile è una storia molto, molto sentita, molto forte, che ancora vive molto nella cultura brasiliana. Sì, hanno implementato anche il Giorno Internazionale dell'Immigrante Italiano, che è celebrato il 21 febbraio, quindi si fa una festa per celebrare l'arrivo della prima nave che si chiamava Sofia a 1874 in Brasile. È uscita da Genova, se non mi sbaglio, è arrivata al porto di São Paulo, quindi abbiamo tanti discendenti di italiani in Brasile, si stimola il 15% della popolazione,
brasiliana. E fora d'Italia, Brasile è il paese con più italiani parziali, quello che sono discendenti come io. Quindi ci accennavi che tu hai discendenti italiani, ci vuoi raccontare un po' di questa parte della tua identità? Bene, io ho sempre sentito in famiglia di questo bisnonno italiano che raccontava mia mamma e la mia nonna, ma in realtà non lo sapeva nulla. Ho iniziato a capire e a scoprire più informazioni quando ho deciso di venire in Italia per riconoscere la mia cittadinanza, quindi ho iniziato a mettere a parte tutti i documenti che ho trovato. In realtà non è che so dei dettagli, ma questo bisnonno è nato, arrivò ad Adda, a Cremona, a 1845, e dopo lui si è sposato sempre in Italia a 1872. E lo so che le prime navi dei migranti italiani sono arrivate in Brasile nel 1874. Non lo so in quale anno lui è andato quando è arrivato in Brasile, ma è morto in Brasile, in Curitiba, a 1921. Quindi in questo percorso di anni è andato lì, sendo che uno dei suoi figli, non lo so quanti figli ha avuto in realtà, ma uno dei suoi figli, che è il bambino del mio nonno, è nato già in Brasile nel 1892, tutto questo prima delle guerre. Ho sempre sentito, anche studiato in scuola, della immigrazione europea, in maggior parte italiana, dopo le guerre, la prima e la seconda guerra, perché qua aveva di una realtà un po' brutta della povertà, ma questa parte della storia ho scoperto mi preparando per questa intervista, che in realtà è la mia storia, è il caso della mia famiglia, quindi non è legato con la guerra, è stato il prima, e di questo devo parlare un po' della storia. Mi chiedo già scusa in anticipo, non sono una professoressa di storia, quello che ho letto online, non lo so dire neanche se è tutto 100% la verità. Ma quello che ho letto è che nel fine del secolo XIX, inizio del secolo XX, l'Italia soffriva di una crisi. Quindi c'era una crescita di popolazioni, c'era una crescita anche delle persone disoccupate, c'era della povertà. Quindi gli italiani hanno iniziato a cambiare prima di paese, dopo delle regioni, a un certo punto, quando non trovavano lavoro, nulla, hanno iniziato a immigrare ai paesi esteri. Il Brasile è stato uno dei paesi che ha ricevuto più italiani, ma sono anche Canada, Australia, Stati Uniti, Argentina. E questo si è dato, uno, per bisogno di questi italiani da trovare una fortuna in vita, da trovare una opzione migliore di quello che avevano qua, ma anche in caso dei Brasili, che aveva la necessità di manodopera, perché nel 1888 è stata abolita la schiavitù in Brasile, quindi avevamo bisogno della manodopera in campagna per raccogliere, non lo so, del caffè, dell'uva, infine per lavorare in campagna, e hanno iniziato a pagare per gli stranieri per venire in Brasile e lavorare in campagna. Claro che loro erano ricevuti in altro modo, non erano ricevuti come gli schiavi, erano pagati, ricevevano delle case, ricevevano delle incentivi, ma comunque avevano sempre un legamento con il proprietario delle terre, perché erano pagati ad andare lì, quindi avevano sempre un debito, diciamo. Guardando online ho trovato dell'annuncio, dopo posso girare, che c'è proprio scritto in italiano questi inviti per italiani andare in Brasile, perché lì c'era, è un paese di ricchezza, un paese pieno di minerali, un paese che dava tanta opportunità. Quindi sì, Brasile secondo me è sfruttato un po' di questo, di questa situazione, pensando anche in un'altra prospettiva, che i governanti in quel periodo volevano imbiancare Brasile, perché i veri brasiliani erano indigeni, quindi di colore marrone, non erano scuri, ma di colore marrone. Dopo sono arrivate le schiave dell'Africa neri, quindi la maggiorità dei brasiliani, come ancora oggi, sono neri o mitici. Quindi loro volevano delle manodopera europea, volevano delle persone bianche e soprattutto delle persone cattoliche per continuare con quello che aveva lasciato Portogallo. E diciamo che una delle migliori opzioni in quel periodo è stato
italiani perché erano bianchi, erano cattolici. Il piano era piano piano imbiancare il Brasile facendo delle mischio tra brasiliani e gli europei, perché avevano anche tedeschi, olandesi, francesi, cosa che è successo perché se vai in sud del Brasile la maggiorità sono loro degli occhi blu, dei capelli lisci, del pelle chiari, ma è una realtà un po' concentrata nel sud dove sono andata la maggiorità degli immigrati europei. Il resto del Brasile siamo maggioritariamente neri e di pelle scure. Ringraziamo per questa storia bellissima che personalmente non conoscevo, così con questi dettagli così interessanti. È veramente un pezzo della storia italiana che dovrebbe essere più ricordato. E, mi dicevi, tornando proprio al tuo nonno di Cremona, che la memoria si è persa perché un figlio è morto giovane. No, il figlio è morto con 70 anni, mi sa, di quanto che ho fatto, ma sono cambiate regioni, quindi sono arrivati a Paraná, dopo sono andata a Santa Catarina, e già il mio nonno già è nato a Londrina, che è a Paraná, quindi ho scoperto anche degli parenti un po' dispersi in quella regione. Il problema è che il babbo della mia mamma, che era il discendente, diciamo, diretto, è molto giovanissimo, quindi è morto quando mia mamma aveva 6 anni. Mia mamma praticamente non ha saputo nulla della sua storia. Mia nonna sapeva più o meno, ma non è una che parlava molto del passato. Aveva anche un altro matrimonio, quindi non ho saputo molto dei dettagli. Ma quello che ho letto nel certificato di morte in Brasile è che lui era un contadino, quindi praticamente lui e il suo babbo, che è venuto dall'Italia, quindi hanno continuato quello che facevano qua. Bene, questo penso che è conosciuto da tutti, ma c'è questa discriminazione con tutti gli immigrati che vengono in Europa, soprattutto questi dell'America del Sud, che le persone non capiscono perché possiamo venire qua e avere questo diritto di avere la doppia cittadinanza. Bene, c'è una legge che si chiama Iuris Sanguinis, che dice che tutti quello soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano diretti o adottato hanno il diritto di avere la doppia cittadinanza, come anche quello che si sposano con italiano o anche quello che abitano qua più di 10 anni hanno quello diritto. Come questo nonno italiano 150 anni fa è andato a Brasile come immigrati, oggi io sono qua grazie a lui come immigrato in Italia. E così è nel mondo, non penso che è una
che la terra è unica di una razza o di una persona, perché alla fine, anche se vado a fare un viaggio in Giappone, non ce l'ho nessun collegamento con loro, quello è sempre uno scambio di cultura, di... Non lo so neanche come spiegare questo sentimento, ma anche è sempre un scambio, siamo qua per cambiare. E la terra per me è e sempre sarà dei migranti. Certo, la terra è e sempre sarà dei migranti e questa tua storia proprio ci racconta, andando a ritroso nel passato, un legame fortissimo con questo tuo... antenato e che in qualche modo al quale quindi sei molto legata perché hai fatto una scelta di vita che in qualche modo grazie alla sua esperienza di migrazione lui in qualche modo ti ha lasciato questa possibilità e che appunto è supportata da una legge, dalla legge che ci hai citato. Quindi ci vorresti raccontare qual è la tua esperienza appunto di viaggio? Ci hai raccontato che nel momento in cui hai proprio richiesto questa doppia cittadinanza, questa cittadinanza italiana, quindi che è un tuo diritto, ti sono state sollevate anche delle obiezioni. Ci vuoi raccontare questo episodio che è rappresentativo un po' di questo modo di pensare, di questo pregiudizio di cui ci accennavi prima? Bene, io quando sono arrivata in Italia sono andata a una città molto piccola, preferisco non dire un nome, ma da 15.000 abitanti. E infatti in quella città io più tre amici brasiliani eravamo i primi casi della richiesta della cittadinanza italiana al comune, quindi la persona che lavorava lì non aveva mai fatto, già aveva fatto il processo per cittadinanza d'argentini ma non dei brasiliani. Io non lo so dire se è così diverso da un paese all'altro, se forse è, ma non lo so dire. Quindi come noi eravamo i primi brasiliani, lei ha fatto tutto che poteva fare per rallentare e difficoltare il processo, nel senso tutte le volte che andavamo lì, eravamo qua da pochi mesi quindi il nostro italiano non era buono, ma utilizzavamo sempre il Google traduttore, il fatto che non parlavamo la lingua faceva chiaro che a lei dava fastidio, nel senso siete qua, vogliono la cittadinanza, non siete neanche preparati, non parlo neanche la lingua, quindi prima avevo un pregiudizio linguistico, nel senso provavamo e lei aveva questa barriera per il fatto che non parlavamo inglese ma lei non parlava, ma quindi non potevamo, facevamo il possibile ma quindi c'era questo problema proprio della lingua. Dopo non dirò che è stato razzista nel senso della razza perché gli altri amici erano tutti bianchi. Quindi era una cosa proprio con l'etnia. Ha detto più di una volta che era contro quello che lei faceva, perché doveva fare, ma era contro quello processo, perché secondo lei se siamo qua solo per avere questo passaporto e dopo per non contribuire con l'Italia, non rimanere qua, non lavorare qua, non pagare di qua, perché abbiamo questo diritto e uno che è nato qua, che fa la vita qua, che studia qua, lo ha. Io posso anche capire, in parte secondo me ha ragione, ma non sono io quella che ha fatto la legge, neanche lei, quindi non deve contestare con me. Se pensa veramente che questo deve cambiare, non lo so, deve fare qualcosa per... invece di negare il diritto che io ho, ma migliorare il diritto di quello che non ha. E lei mi ha raccontato anche di questo, dicendo io in questo comune voglio essere molto precisa, non voglio che un domani qualcuno venga qua a studiare e vedere che ho dato la cittadinanza a una furba, uno che non aveva diritto, uno che aveva i documenti forse non veri. Lo capiva anche che stava facendo il suo lavoro, ma il modo che mi trattava non era molto... non era molto di accordo, non era molto giusto secondo me, quindi lo capivo che aveva questa paura di forse non si sa mai questa qua, i documenti falsi o io sono contro, ma la sua opinione personale non deve essere contro quel tuo lavoro. Uno che
che deve fare quello lavoro, deve fare e basta, quello che pensa non deve pregiudicare quel, non so se mi capisce, è il suo compito, quindi lei poteva anche pensare e parlare forse quello con il suo collega lì di lavoro, ma com'è che ero lì, che ho fatto molto per arrivare qua, perché non è che è facile, anche a me è costato stare qua. Non lo so, non è stato una bella ricordazione, non è stata una bella esperienza per me. Purtroppo anche nel nostro piccolo di questo progetto, di queste testimonianze che stiamo ascoltando, non è la prima volta che ci viene raccontato di questi piccoli o non piccoli abusi da parte appunto degli addetti, delle persone che dovrebbero facilitare questi percorsi di regolarizzazione, che sono molto complessi, molto difficili e anche molto dolorosi per le persone che appunto affrontano un cambiamento di vita di questo tipo. Questo aspetto non viene purtroppo minimamente tenuto in considerazione, anzi insomma si aggravano ulteriormente le relazioni. E come giustamente dici, contrastare, andare contro i diritti di qualcuno non aiuterà mai nessuno, non aiuterà a sostenere i diritti di altri e non migliorerà mai le cose nel mondo. Se ci vuoi raccontare i motivi per cui sei andata via dal Brasile, hai affrontato questa scelta, questo cambio di vita così importante. Bene, è partito dal momento che io ho fatto un intercambio culturale negli Stati Uniti, ho vissuto lì quasi 2 anni. Quando sono tornata in Brasile, non dico il mio paese, ma la mia città è diventata piccola per me, perché quello che aveva visto era veramente grande in confronto con la mia realtà. Quindi dopo che sono tornata di questo viaggio, sono stata contattata da una zia che aveva già fatto questo processo, lei abita in Francia, e mi ha invitato da fare anche io. Ho detto, guarda, io ho già preparato la metà dei documenti, se vuoi fare anche te, ci aiuto con questo. E da lì che è nato, nel senso, io volevo già trasferirmi fuori dal Brasile, perché mi è piaciuto assai conoscere delle persone diverse, con le culture e nazioni diverse, imparare degli idiomi diversi dal mio. Quindi è stata veramente un'opportunità quando mia zia mi ha fatto questo invito. Dopo ho deciso di venire in Italia per continuare con questo cambio di cultura. In realtà in quell'epoca non mi immaginavo rimanendo qua, volevo sì venire qua e stare un paio di anni, ma dopo pensavo anche di conoscere gli altri paesi in Europa, e alla fine sono rimasta, mi sono innamorata d'Italia, mi piace tanto la cultura qua, le persone, anche se ho avuto di questo piccolo problema, sono stata la minorità, le altre opportunità che ho avuto qua e anche le persone che ho conosciuto sono più grandi dei problemi che ho passato, e mi trovo bene, sì, sono rimasta perché mi trovo bene. Mi vedo un giorno tornando in Brasile, ma per ora... Per quanto riguarda la cultura, ma hai detto che il tuo desiderio è di fare esperienza proprio di incontrare altre culture, di vivere in paesi differenti, per conoscere. Per quanto riguarda la cultura italiana, come ti senti qui come brasiliana? Cioè, senti una vicinanza tra la cultura dalla quale tu provieni e quella italiana? O senti ogni tanto delle differenze che necessitano di un lavoro di relazione? Bene, come noi abbiamo questa eredità proprio degli italiani, in realtà sento molta vicinanza nel modo d'essere, principalmente in quello del sud, sono molto calorosi, come noi, sono molto aperti alle persone diverse, sono molto amichevoli, nel senso, certo che anche le persone del nord sono amichevoli, ma sembra che prima deve passare un test, deve vincere una barriera, deve non lo so.
Dopo è uguale, ma all'inizio è più difficile con quello del nord. Quello del sud sono... Mi sento più a casa con loro, no? Non lo so spiegare bene la differenza, ma è più facile. Quindi forse ho questa sensazione perché la maggiorità delle persone che conosco qua in Italia sono provenienti dal sud dell'Italia, anche se abito a Bologna, la maggiorità sono della Puglia, della Sicilia, della Calabria, quindi mi sento veramente a casa perché sono molto amichevoli, sono molti... interessati a conoscere, a sapere di come è, come non è. Claro che hanno un po' di idea, dei stereotipi come facciamo tutti. Vedo anche l'allegria del popolo qua durante l'estate, che è molto simile alla nostra allegria durante... Bene, sono posti in Brasile che è estate tutto l'anno, ma io che vengo dal sud, che c'è un po' la differenza di... estate e inverno, vedo qua come la città è vibrante, come la città è, non lo so, è più viva durante l'estate, questo anche mi ricorda molto a casa. La giornata del 21 febbraio, no? La giornata del migrante italiano in Brasile. E durante quella giornata cosa si fa? Bene, questa festa è stata implementata da qualche anno, non è che ho già partecipato, anche perché questa è una festa che si fa, è una festa nazionale, ma che si celebra in quel posto dove ci sono più immigrati, quindi a São Paulo. Io non sono mai stata, ma lo so di altre feste, per esempio festa dell'uva, che c'è, quella c'è nella mia città, e è una festa che si... mangia molto bene e che ci celebra, per esempio, tutta la raccolta dell'uva dell'anno. Ci sono anche altre feste molto famose sempre a São Paulo, che è il stato con più discendenti di italiani, feste religiose che sono state implementate per gli italiani che sono arrivati lì per ricordare delle feste religiose che loro avevano qua del paese, la festa della Madonna del paese. Quindi anche in quella festa si riuni, si balla, si veste più o meno con vestimento d'epoca, d'italiano, si balla le canzoni dell'epoca. Questa è una festa molto famosa che si fa anche materia su TV, in giornale, ma io purtroppo non ho mai partecipato. Tu hai ancora i tuoi parenti in Brasile? Come loro hanno vissuto il Covid? Io sono in Italia da sola, quindi la mia famiglia è rimasta tutta in Brasile e per fortuna nessuno, bene, due cugini hanno preso il Covid, ma nessuno si è ammalato gravemente, non ce l'ho nessuno che è morto del Covid in famiglia, quindi sono stato bene, ma la realtà nel paese adesso è meglio, ma no, bene, questo... Si è saputo anche qua, il presidente non gestisce bene la pandemia, anche oggi ancora non comprende che è veramente grave, continua a dire che è un piccolo raffreddore, continua a dire che basta prendere un non lo so come dire qua, ma come se fosse una medicina per verme, quindi lui ha... andato in TV e ha detto questo alla popolazione, da prendere questo tipo di medicamento invece della vaccina. Lui ancora non ha fatto il vaccino. E è stato brutto perché sono morti più di 600 milioni di brasiliani. E tutto questo poteva essere rimediato se lui avesse fatto in modo diverso. Ma posso dire che per fortuna almeno la mia famiglia si trova bene. Come sei entrata in contatto con la scuola Aprimondo? Io facevo parte di un gruppo su WhatsApp chiamato Bolognano, che è un gruppo di brasiliani. Sono più o meno 300 partecipanti brasiliani che abitano a Bologna, che hanno abitato o che vogliono abitare. Quindi è un gruppo per aiutare uno all'altro. E una persona ha fatto la pubblicità dell'Aprimondo in quel gruppo. Io ho visto, ho inviato l'email, mi hanno contattato. E dall'anno scorso ho iniziato a partecipare al gruppo di conversazioni e pretendo continuare anche quest'anno. Ho conosciuto anche
anche se abbiamo fatto tutte le lezioni via Zoom, ho conosciuto delle brave persone, ho imparato tante cose diverse, perché non è che lì studiamo la grammatica, o non lo so, delle regole di de come parlare, ma parliamo delle cose del giorno, quindi il topico è sempre quello più o meno della vita e impariamo forse delle espressioni che abbiamo sentito prima ma che non capivamo, quindi serve molto per socializzare più nella città. E come descrivi Bologna ad un tuo connazionale brasiliano che vive in Brasile? Descrivo come un mezzo termine tra una città piccola e una città grande. Per me Bologna c'è tutto il vantaggio di una città grande, c'è il centro commerciale, c'è il cinema, c'è un centro che è bello vivo e funziona sempre. Vivo anche dell'inverno, c'è sempre qualcosa culturale succedendo, ma mi sembra anche piccola perché non trovo quell'ambiente caotico come ho visto a Roma, Milano, quindi è anche tranquilla da abitare. Raccontaci i tuoi sogni, che cosa vorresti e se sono cambiati rispetto ai sogni che avevi in Brasile prima di venire in Italia. Sì, sicuramente hanno cambiato perché prima volevo venire qua e sbravare, diciamo, l'Europa, conoscere il massimo dei paesi possibili. Adesso diciamo che questo sogno non è che è finito, ma si è rallentato perché ho fatto casa qua, quindi non è che posso viaggiare continuamente per tutta l'Europa. Quindi è un sogno che ancora ce l'ho, ma che farò in piccole porzioni, non in una volta. E il sogno di adesso, voglio tornare in università, voglio riconoscere la mia laurea e magari in futuro fare lo stesso che hanno fatto per me, lavorare in una scuola di italiani per gli immigranti, quindi aiutare quello come io che sono arrivata qua senza parlare neanche buongiorno e aiutare quello che hanno bisogno di imparare l'italiano perché è veramente un cambio. Dopo che tu impari la vita diventa molto più semplice qua, quindi può avere le difficoltà perché sempre avrà, ma almeno saprà gestire da solo, non sarà dipendente da un'altra persona, saprà comunicare, dire, difendersi o dire quello che pensi. Quindi io da quando sono in Italia ho sempre studiato in questi tipi di organizzazioni volontarie, prima a Rimini, dopo a Cesena e adesso qua, quindi è già la terza scuola che studio con il volontario in modo gratis e trovo questo veramente bello. Non lo so neanche se esiste questo in Brasile, per quello che vanno in Brasile senza parlare portoghese. Quindi è una cosa veramente che mi piace. Spero che continui sempre a esistere questo tipo di progetti. Wow, bello quello che racconti. Quindi posso intendere se c'è qualcosa che vorresti portare in Brasile, sarebbe questo aiuto qui anche. Se un giorno vorresti tornare in Brasile, una cosa positiva che hai imparato in Italia è questo modo di aiutare chi ha bisogno. E invece che cosa vorresti portare dal Brasile qui in Italia che vedi che manca? Una cosa che mi piacerebbe in futuro fare qua è portare del cibo che non troviamo qua e che secondo me piacerebbe anche all'italiano, come l'açaí, che è una frutta di origine amazzonica, e che in questa frutta si fa questa bevanda, o può essere anche una merenda, che ti mette delle frutta sopra che si mangia all'estate, si chiama açaí, è buonissimo, o anche del nostro mangiare da bar, per esempio c'è la coxinha o risoli, sono questo tipo di impasto ripieno fritto che si mangia a una festa o si mangia in un bar. Sono molto buoni, quindi qua si trova, ma sono sempre i brasiliani che lo fanno, ma sempre a casa che vendono tra i brasiliani. Quindi un giorno si poteva aprire un posto con
con questo cibo tipico brasiliano mi piacerebbe, perché quando faccio a casa piace a tutti gli amici del mio ragazzo, quindi secondo me sarebbe interessante, che già vedo che Bologna può essere una città grande, c'è una ristorazione molto molto etnica, molto diversa, qua veramente trova quasi tutto da mangiare, ci sono anche dei ristoranti brasiliani, ma volevo algo più piccolo, algo come un locale che va a mangiare un panzerotto, va a mangiare anche una coscinha e un açaí. Allora, ringraziamo tantissimo Evelyn per questo suo racconto veramente interessante, che ci racconta di sé ma anche tanto di noi, e quindi è particolarmente prezioso. Quindi ci vediamo tutti al ristorante di Evelyn, al ristorante brasiliano, e incrociamo le dita per questo suo sogno e per poter assaggiare anche le specialità brasiliane. Ciao a tutti e a tutte e grazie. Avete ascoltato Identità in viaggio, costruzione dell'identità europea dentro e fuori dai confini dell'Europa, in compagnia di Viviana Salvati e Boubacar Dia.